Per la giornata mondiale dell'alimentazione, il mio ingrediente è diritti umani a volontà. Sostegno alle donne contadine e piccoli coltivatori in quantità. È un'abbondante spolverata di agricoltura su piccola scala. Una manciata di agricoltura rispettosa dell'ambiente. L'accesso alla terra garantito a tutti quanto basta. Un pizzico di ricerca pubblica in agricoltura. La fame nel mondo non è una calamità, ma è il frutto di scelte fatte da governi ed organizzazioni internazionali. Due giorni di sensibilizzazione sui temi della fame, del diritto al cibo e del continuo aggravarsi della povertà sul nostro territorio. Sabato e domenica, sul lungomare di Napoli, ActionAid celebrerà la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, indetta dall'ONU ogni anno. Ai cittadini saranno distribuiti assaggi della cucina povera napoletana e vini campani, oltre a cibi e bevande senza glutine. Ed il ricavato delle sottoscrizioni andrà a favore del programma Operazione Fame di ActionAid. Napoli sicuramente è una città che ha una grossa tradizione per quanto riguarda la cucina povera, l'attenzione ai prodotti a chilometro zero. È una città dove ancora abbiamo per fortuna molti mercati rionali, che è una delle proposte che fa ActionAid per combattere la fame, quella di ritornare a un'agricoltura locale, a un consumo consapevole, a un utilizzo dei prodotti locali, a un minore spreco alimentare. È sicuramente una città che su questo può insegnare molto. Noi vogliamo parlare alla cittadinanza di quelle che sono secondo noi le cause della povertà e quali sono anche le nostre proposte, le abbiamo chiamate ricette contro la fame, per cercare di incominciare a lavorare su questi temi. L'iniziativa, patrocinata dall'assessorato allo sport, pari opportunità e giovani del Comune di Napoli, è anche l'occasione per affrontare il tema dell'educazione alimentare. I nostri bambini troppo spesso sono contenitori passivi di messaggi che vengono dalle multinazionali, dall'alimentazione globalizzata, da quella super industrializzata, e questo ovviamente poi ha creato e crea una problematica di salute. E quindi riscoprire la dieta mediterranea, che è stata considerata patrimonio dell'UNESCO, e questa è l'educazione alimentare che dobbiamo fare ai nostri ragazzi, perché questo significa poi fare anche prevenzione per gli anni a venire.